Ed ora per Cittadella Sassuolo, Massimo Zennaro. Il Sassuolo cerca il record assoluto di 9 vittorie nelle prime 10 partite, mai riuscito a nessuno, nemmeno la Juventus, fermata alla decima del campionato 2006-2007 dal Napoli. Ma tra il Sassuolo e il record c'è di mezzo il Cittadella, che di sicuro non è in un buon momento e non può permettersi di sbagliare ancora. La squadra di Foscarini arriva da 2 sconfitte consecutive, l'ultima in casa per 3-0 con il Modena, e cosa davvero insolita da queste parti, il Cittadella deve anche fare i conti con una mini contestazione dei tifosi. Molte le assenze tra i Granata, fuori Colì, Di Nardo, Perna e Bellazzini in campo con il 3-4-3, Cordazzi in porta, Sosa, Gasparetto e Pellizzeri in difesa, Vito Francesco, Schiavone, Baselli e Biraghi a centrocampo, Di Roberto, Di Carmine e Giannetti in attacco. Eusebio Di Francesco risponde con il 4-3-3, Pomini tra i pali, Gazzola, Bianco, Terranova e Longhi 4 di difesa, Kibsa, Magnanelli e Missiroli a metà campo, Pavoletti, Boacchi e Catellani in avanti. Arbitra Pairetto Di Michelino, assistenti Tasso e Bolano. Non c'è molto pubblico, meno di 2000 spettatori sugli spalti. In curva un gruppo di una cinquantina di sostenitori del Sassuolo. È un bel pomeriggio qui a Cittadella, c'è il sole, circa 18-19 gradi, terreno di gioco in buone condizioni. Lì nello studio. 17esimo minuto qui a Cittadella, Cittadella 0, Sassuolo 0, e la Cittadella che attacca ancora, un pericolo di Carmine, il pallonetto sul portiere Pomini e il gol, Cittadella in vantaggio, il gol di Carmine. Siamo arrivati al 17esimo minuto, protesta il Sassuolo perché Di Carmine, subito dopo aver superato con il pallonetto il portiere avversario, gli è finito addosso e Pomini è rimasto a terra. Comunque l'arbitro ha convalidato. Siamo arrivati al 17esimo minuto, Cittadella 1, Sassuolo 0. Varese. E a Cittadella sono scaduti 5 minuti di recupero, ma probabilmente continuerà, come dicevo, la partita, perché si è perso molto tempo anche in questa occasione. In area il Sassuolo, il tiro e la palla esce a lato di pochissimo, c'è stata anche una deviazione, l'arbitro fischia alla fine, quindi con questa ultima grande emozione finisce l'incontro, il Sassuolo finisce qui la sua corsa imbattuto in testa al campionato di Serie B. Il Cittadella ha vinto contro il Sassuolo per 1-0. Lì nello studio. Rapido commento anche da Cittadella per la prima sconfitta stagionale del Sassuolo, capolista Massimo Zennaro. Sì, una bella partita dalle grandi emozioni fino all'ultimo istante, con il tiro di Berardi deviato in angolo di pochissimo al 51esimo, al 6° minuto di recupero, il gol partito, lo ricordo, al 17esimo del primo tempo di Carmine, bravo a superare con un pallonetto il portiere Pomini. Una vittoria, bisogna dire, meritata questa del Cittadella, considerato anche che il migliore in campo del Sassuolo è stato senza alcun dubbio il portiere Pomini, che almeno un paio di occasioni è riuscito a togliere il pallone del raddoppio dalla sua porta. Quindi finisce qui a Cittadella la corsa in vetta, o meglio la corsa imbattuta in vetta del Sassuolo, che però ha dimostrato di essere una grande squadra. Ricordo il risultato: Cittadella batte Sassuolo 1-0. Lì nello studio.